L'ultimo gesto d'amore è un libro sulla compagnia, nel senso più autentico del termine. Mina e Piero sono stati compagni di giochi, compagni d'amore, compagni di sofferenza, però ad un certo punto sono stati in grado di trasformare questa sofferenza in speranza per altre persone, avviando una battaglia civile appunto per il diritto all'eutanasia, ad una legge sull'eutanasia. Emma Bonino, nella prefazione, scrive: questo libro è un inno alla vita, sono pagine assolutamente di vita, ed è certamente così se per vita intendiamo la scelta di esistere, la libertà di esserci. Personalmente ritengo che la vita sia un bene assolutamente disponibile, e nella totale disponibilità di chi la soffre e di chi la anima. All'interno del libro con Mina abbiamo riflettuto spesso poi sulla necessità di parlare più che della vita e della morte, che possono essere anche dei semplici accadimenti, del vivere e del morire, come due condizioni assolutamente terrene all'interno delle quali si manifesta l'individualità del ciascuno. E l'altro elemento che voglio sottolineare, che riprende sempre Emma nella prefazione, poi è legato al tono della narrazione, un tono molto pacato, intimo, se vogliamo. E all'interno di questa cornice d'amore, come dicevo, andiamo però a fondo sui temi come l'eutanasia, il testamento biologico, a partire però dal concetto di autodeterminazione. Credo che sia un principio essenziale per ciascuno, perché credo che costituisca l'argine rispetto all'elemento che contraddistingue l'uomo per definizione, cioè la fallibilità. Se partiamo dall'assunto che l'uomo è fallibile, fallace per sua natura, allora solamente il proprietario di un corpo può correre il rischio di sbagliare sullo stesso, non altri possono arrogarsi questo diritto. E quando Piero scrive quella lettera nel settembre del 2006, non chiede altro che regolamentazione, non chiede di avere una morte dignitosa, dice: dignitosa può essere solo la vita. Chiede di avere le stesse opportunità dei cittadini del Belgio, dell'Olanda, per certi versi della Svizzera. Ecco, per quanto riguarda l'eutanasia, purtroppo l'Italia, dal punto di vista normativo, è particolarmente arretrata rispetto ad altri paesi che hanno fatto delle scelte più liberali. Infatti, dicevo proprio del Belgio, dell'Olanda, della Svizzera, che tollera il suicidio assistito. In Italia si occupa dell'eutanasia il codice penale. Agli articoli 575, 579, 580, equipara l'eutanasia attiva all'omicidio volontario, l'omicidio del consenziente, il caso quindi di Welby, può portare dai 6 ai 15 anni di reclusione, il pericolo che ha corso il dottor Mario Riccio. Addirittura c'è l'istituto dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio, quindi si capisce bene come la materia è assolutamente blindata, e anche quei medici che in qualche modo volessero dare corso alle volontà dei pazienti sono in effetti in grandissima difficoltà. Spesso su temi come l'eutanasia, il testamento biologico, poi si cerca di creare una cesura, quindi mettere da una parte i credenti, dall'altra i non credenti o i laici. È un'impostazione assolutamente sbagliata. Lo Stato deve essere terzo, e nell'essere terzo garantisce soprattutto i credenti. Pensiamo ad una partita di calcio, ecco, tra non so, la Juventus e il Napoli, ma chi farebbe arbitrare questa partita ad un arbitro ultra del Napoli oppure della Juve? E questo è lo stesso concetto, credo. Quindi lo Stato nell'essere terzo garantisce tutti. Non si può pensare, come dire, di assumere la posizione solamente di una fede a discapito poi di tutte le altre. L'altro tema centrale del nostro libro è quello del testamento biologico, e su questo vorrei dire qualcosa in più, perché purtroppo quella che si accinge ad essere approvata è una legge più che sul testamento biologico, contro il testamento biologico. Questo perché il disegno di legge Calabrò, per esempio, al comma 5 dell'articolo 3, va ad indicare la nutrizione e l'alimentazione artificiale come dei sostegni vitali. Ecco, qui c'è una opera di falsificazione palese linguistica per aggirare l'articolo 32 della nostra Costituzione.
Idratazione e alimentazione artificiali sono dei trattamenti sanitari e in quanto tali rientrano nell'ambito d'azione dell'articolo 32. Quindi nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario. Il legislatore, per girare questo articolo, li individua come sostegni vitali. Non si sa bene cosa siano i sostegni vitali né dal punto di vista del diritto né dal punto di vista della medicina. Quindi è una opera assolutamente spregiudicata del legislatore. Ancora, la filosofia stessa di questo disegno di legge si fa riferimento più volte al medico come colui che decide in scienza e coscienza, secondo le proprie convinzioni deontologiche. E il malato? Quindi al malato, insomma, resta davvero ben poco. Quindi adesso forse nelle prossime settimane questa legge, questo disegno di legge rischia di diventare legge, io spero che in qualche modo venga cestinato e si inizi un dibattito serio. Chiudo ricordando sempre una risposta di Mina ad una mia domanda che mi è rimasta particolarmente impressa. Lei dice ad un certo punto: studio per farmi una cultura, non una sovrastruttura. Questo è l'invito che rivolgo a tutti, grazie.